Stadio News in studio Benedetto Giardina. La Corte di Appello della Federazione Italiana Gioco Calcio ha accolto il ricorso del Palermo contro le 3 giornate di squalifica inflitte al difensore svizzero Michel Morganella dopo l'espulsione decretata dall'arbitro Irrati in Palermo-Hellas Verona, ultimo match dello scorso campionato, andato in scena il 15 maggio 2016 allo stadio Renzo Barbera. Il difensore svizzero mancherà per le prime 2 partite di campionato. E Palermo punta Luca Cicarini per rinforzare il suo centrocampo. Abbiamo parlato col suo agente Giovanni Bia. Ascoltiamo le sue dichiarazioni. Io so che piace al mister, so che piace alla società. Poi è chiaro che c'è una trattativa tra le due proprietà, Palermo e Tanti. Non so se ce lo sono incontrati, se sono parlate. Questo non glielo so dire. Nessuno ripeterebbe Palermo, ecco. Cioè, quindi per lui è molto legato all'Atalanta e questa è una discussione. Nathan Nandez non sarà un giocatore del Palermo, parola di Pablo Betancourt, rappresentante del centrocampista uruguaiano. Ne sto parlando solo con Pescara e Genoa, ha dichiarato Betancourt. Non so nulla del Palermo, verrà sicuramente in Serie A, è un giocatore che nasce come centrocampista, ma il Peñarol si è arretrato e lui ha avuto l'intelligenza di capire il ruolo. Ha un valore di 3 milioni, ma io non lo sto trattando col Palermo. Brian Cristante, neo centrocampista del Pescara, ha parlato così della sua breve esperienza con la maglia del Palermo. Non saprei cosa non ha funzionato negli ultimi mesi, ha dichiarato il giovane centrocampista a scuola Milan. Non è facile però trovare spazio in una delle prime 10 società d'Europa alla mia età. Il Benfica quest'anno è arrivato tra le prime 4 in Champions, nella stagione prima a Lisbona ho giocato con continuità, poi ho avuto qualche problemino fisico a Palermo, dove ero arrivato per rilanciarmi, ma non sono riuscito a ritagliarmi uno spazio. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.